sindaci, presidenti delle quattro province, consiglieri regionali, parlamentari, associazioni e semplici cittadini alla volta della capitale con 34 pullman, il che significa circa 1500 cittadini teramani. Sì, per portare le istanze di un territorio in ginocchio, bersagliato da un terremoto, dal mattempo neve, emergenza di case inagibili, di strade danneggiate e franate. Sindaci con idee chiare, partendo dalla richiesta della estensione della zona del cratere, e sì, una manifestazione pacifica molto colorata con gruppi folk che ha attraversato le viuzze a zigzag del centro storico, partendo da Piazza Santi Apostoli fino a Piazza Montecitorio. È qui che i manifestanti, con cartelli, striscioni, tamburi e dubbot, hanno stazionato dopo che una delegazione di sindaci e parlamentari abruzzesi sono entrati nella sede del Mappamondo di Montecitorio. Dopo l'incontro di una folta delegazione di sindaci e parlamentari abruzzesi con il presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci, e il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, noi all'uscita di Palazzo Chigi abbiamo ascoltato il loro malumore, la loro insoddisfazione. Sentiamoli. Presidente, quali sono state le assicurazioni del governo alle vostre lamentele? Abbiamo avuto ampia rassicurazione che finalmente il problema abruzzese, in particolare della provincia di Teramo, è all'esame e all'attenzione del governo, cosa che fino ad oggi obiettivamente non ci sembrava. Io ho rappresentato in particolare che, per esempio, non c'è stato uno stato di emergenza specifico per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo, come la situazione richiedeva e come è successo in tante altre parti dell'Italia, ma c'era stata solo un'estensione dello stato di emergenza legato al terremoto. Il terremoto è una parte importante, l'altra parte l'eccezionale nevicata. Abbiamo anche rappresentato, mi sono permesso anche di ricordare sia ai vicepresidenti della Camera Sereni e Di Maio, e sia qui al governo, rappresentato dai massimi esponenti che stanno lavorando sul decreto, tra cui la De Vincenti, che è è sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo rappresentato anche una situazione di calamità non naturale ma indotta, che è stata determinata dall'assoluta, ingiustificata, prolungata interruzione di energia elettrica e interruzione di comunicazioni telefoniche, che hanno messo per 15 giorni in ginocchio un territorio, tutto l'apparato produttivo, e oggi non abbiamo ancora delle misure complete e precise, per esempio per quanto riguarda la cassa integrazione di quei lavoratori che non hanno lavorato in quel periodo. Quindi queste sono tante. Siamo in attesa. Che tipo di verdetto ci sarà? Ma che tipo di verdetto ci sarà? Io questo adesso non lo so. Una delegazione istituzionale composta soprattutto di sindaci adesso in questo momento sta parlando con il governo. E vediamo un attimo che tipo di risposta ci sarà. Al buio, diciamo. Per il momento sì, per il momento sì. Spero che il verdetto sia favorevole alla nostra area, spero che alle dichiarazioni del Presidente Realacci facciano seguito decisioni sui decreti che comportano benefici per la popolazione e per le nostre istituzioni locali, altrimenti sarà una grave perdita per tutto il territorio interno della provincia di Teramo. Su 1000 persone, se ce ne restano 200, fa prova. Che pensi? Che verdetto si uscirà da questo palazzo? Ma non è che si sono espressi più di tanto, vogliamoci chiaro, hanno preso degli impegni, hanno dato assicurazioni che uscirà un decreto che non risolverà sicuramente tutti i problemi, però ci hanno assicurato che ci saranno poi altri strumenti per intervenire. Si è toccato anche il decreto per le nevicate, solo che io sono pessimista, c'è un sacco di parole, un sacco di chiacchiere, aspettiamo l'esito perché una parte di noi andrà a parlare col governo, ma non mi aspetto nulla, non grandi cose. No.
Assolutamente no. In bocca al lupo. Incredibile. Combinazione. Ah, ok. Complimenti. Ok, donna, grazie. Donna. Valentin. Valentino. Sì, sì, Valentino. Ah, Valentino. Valentino, eccolo. Famoso... Rossi, sì, eccolo. Vai, Valentino. Grazie. Para que te deje. Fammi cura che c'è una macchina qui. Vai. Ok, vai. Grazie. Vai, see you. Vamos. Ah, dai. Fuori castellare. Non fermato l'altezza, prego. Veramente. Sindaco, che pensi del cellino? Possa risorgere. E speriamo che il governo capisca la gravità della cosa, ci diano dei fondi per risorgere, perché altrimenti è la fine. Le strade sono tutte impercorribili, come penso che siano quelle della Vallata del Fine impercorribili. Io ho detto, cioè, per risolvere il problema noi non possiamo andare dietro le norme ordinarie. La cosa è semplicissima. No, la cosa è risolvibile. Abbiamo avuto questa eccezione nevicata. 1 milione di euro a comune, ogni comune gestisce la propria priorità, la priorità non può essere gestita dall'alto, perché solo noi sappiamo che problemi ci sono nei nostri territori. È questo che non si vuole capire, secondo me, e beh, questo dispiace. E speriamo che serva a qualcosa. Intanto facciamo sentire la nostra voce. Adesso andiamo a mangiare. Cerchiamo di far valere i nostri diritti, visto che abbiamo tanti doveri, ci abbiamo pure qualche diritto, o no? Usciremo fuori. Che Dio ce la mandi buona, che noi ce le mettiamo tutte. Ti ne sembra? Tu sei alto e bello, qualcosa puoi dire. Bella, bella, bella manifestazione, bella manifestazione. Usciremo fuori. Scaldiamo. Scaldiamo. Come la definisce questa manifestazione? Oggi ho visto un grande forza dei comuni, di tutti i comuni, di tutti i comuni abruzzesi, di tutte e quattro le province qui presenti. Io penso e spero che gli diano qualche soddisfazione, una piccola soddisfazione lo potevano dare se oggi almeno il governo era presente, se per caso era presente il ministro, invece così non è stato. Io penso che i ministri o il governo poteva promettere qualche cosa. Un presidente, che io ringrazio, l'amico Realaci, un presidente di commissione, non ha poteri di dire e di firmare qualche decreto apposta per gli abruzzesi. Io spero che mi sbaglio, che magari venga la prossima settimana, ma bisogna fare subito. C'è pericolo di spopolamento. I paesi spopolo, e le dico proprio in prima, che proprio oggi ho fatto una interrogazione parlamentare a riguardo di questo, specialmente i paesi montani, ma tutti i paesi piccoli della regione Abruzzo, ha bisogno di un aiuto, non di soldi, ma almeno che lo facciano lavorare e che i negozi e tutti non vengano chiusi, in modo che anche i giovani rimangano a quei paesi, ma devono ridurre le tasse, specialmente a chi ha il coraggio di rimanere a quei paesi, chi ha subito terremoto, frane, perché adesso ci sono paesi che stanno crollando, io lo vedo, molte volte non sono venuto. Io sono della Vallata del Fino. Ah, la Vallata del Fino, ecco, io non sono venuto perché magari penso, magari non voglio che magari la gente, io sono venuto lì solo per farmi campagna elettorale, no, non è così, io quando vengo perché sento nel cuore di aiutare la gente, di aiutare gli abruzzesi, vedi, io sono stato 41 anni all'estero e chi vive all'estero e chi ha vissuto all'estero ama molto di più il suo territorio. Tu pensi che la forza ci sta? No, la paura no. La paura del terremoto sì, quello sì. Dal 118 a piazza...
A Piazza Venezia! Stai a fotografare Mussolini, il Duce! Il Duce! Ai 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 ai! Fotografiamo il Duce! Benissimo! Buon appetito! Allora, io cosa mi aspetto dal governo? Allora, dal governo mi aspetto che l'Abruzzo non venga lasciato da solo, perché se non verrà lasciato da solo l'Abruzzo ha tutti i presupposti per ricominciare, riniziare, perché siamo gente che lavora e che non ha bisogno di assistenza. È chiaro che il governo deve intervenire con le risorse, perché poi il problema sono le risorse. Io ho sottolineato l'importanza dell'allargamento del cratere, delle aree interne della provincia di Teramo, che a tutt'oggi non ci sono. Siamo stati ricevuti dal vicepresidente della Camera, che era una ombra, che però è andata via perché c'era da fare con una commissione, per cui la presidenza è stata data a Ermete Realacci, presidente della commissione ambiente. Hanno parlato alcuni sindaci spiegando qual era la situazione e lui ha preso atto e ha detto che si trovava nella fase della ricognizione dei danni. Ricognizione cadaverica, dice. Dopodiché una delegazione di sindaci composta dal presidente della provincia, dal sindaco di Teramo, dal sindaco di Civitella del Tronto e dal sindaco di Castel Castagna sono andati a colloquiare con il governo e dal colloquio che hanno avuto pare che, perlomeno da quello che hanno raccontato dopo, dice che il decreto, quello sul terremoto, non può essere modificato. L'unica cosa che hanno detto è che vogliono proporre un altro decreto simile a quello del terremoto, però per le calamità naturali. Secondo me è una grossa presa in giro, perché modificare il decreto sul terremoto, che è in fase di approvazione definitiva e quindi trasformazione in legge, e avverrà penso la settimana prossima in discussione alla Camera, con gli emendamenti che noi comunque abbiamo preparato e abbiamo portato, secondo me è una volata, perché la Camera dei Deputati faranno presto e poi dovrà andare per l'approvazione definitiva al Senato e là non avranno il tempo di modificare. Se aspettiamo che facciano un altro decreto, secondo me è una cosa che conviene non pensarci più, insomma. Questa è la conclusione del cambiato del video, qual è il problema? Non mi passa, non mi passa.